Gabi, ho visto passare il pantalone. No, no, perché come si dice, sarissimo un po' in disaccordo, cioè sembrarissimo d'accordo perché il lume è da e mille ciappo, però no, aspetta, mi pare che sia di arrivare. Dove sei che posso scondermi? Ah, ecco, qua, così. Ma no, ma perché? Dove si trova la disgrazia? La sto cercando, è il mio servitore, e il mega rovinà, un grosso affare. E adesso voglio portarlo in drio nel tempo a furia e bastonà. Ah, eccote qua, disgrazia! Toh, così te impari! Ah, diavolo, can! Avevo proprio esagerato stavolta! E voi altri cosa che avevo da ridere? Non vedi mica come che sei ridotto! Fermo, Lettini, fermo! Ah, Maria Santissima! Le proprio rotto stavolta! E adesso, cosa faccio? Ho letto da qualche parte che in questi casi basta dargli una seconda legna, uguale a prima! Perso per perso, tanto vai a provare! Aspetta che vediamo come gli aveva messo sto coso qua! E guarda essere sta così, aspetta! Fermo lì, No! Mamma mia, che botta! Oh, e guarda quanti usetti sono la mia testa! Oh, sì, già buono, mio maio qua a Poentina! Dai, Alekin, basta far lebete! Demo adesso, dai, demo! Ah, va bene! Demo. Sì, però! Demo con me, dai! Usetti, Poentina! Ciao, per un'altra volta! Guarda dove siamo capitati! Proprio davanti allo studio del dottor Baranzone. Bravo, bravo, lui sì che è un genio. Ti Alecchino, aspettami qua da bravo finché non arriva mio figlio Lelio. Dopo te vieni a casa con lui. Sì, ma signor Paron, lui si ricorda come che l'hai fatto suo fioio? Ma no che non mi ricordo, non lo vedo dalla nascita. Ma il Terrico non sarà, che ho fatto una descrizione perfetta del tuo vestito. Ah, ben pulito, buon. Bene, ciò. Fermo lì, te raccomando. Va bene. Ah, caro dottore! Buongiorno! Lei è sempre il più grande, il più meglio. Devo pur lavorarmi un poco. Lei è insuperabile, è maestro e signore. La ringrazio. È per quello che ho deciso di mandare mio figlio Lelio a lavorare da lei. Perché è proprio il più grande. Anzi, sta proprio per arrivare mio figlio. E domani mattina ve lo mando. Guardi, lei è troppo buono. Ma troppo furbo. Dove vuole arrivare? Ah, visto che ci vediamo, ci sarebbe una piccola cosuccia. Ecco, vede, siccome mi è andato male un grosso affare, non mi dispiacerebbe affatto tornare indietro nel tempo, bastonare in anticipo Arlecchino ed evitare tutto sto bagolo. Insomma, mi servirebbe una macchina del tempo. Beh, guardi, io sono dottore delle arti mediche. Per l'appunto, un tempo mi sono cimentato anche in altre scienze, creando quella macchina laggiù. Ah, bravo, bravo! Ecco però, vede, c'è un piccolo problema.